Michelle Unzi che racconta al settimanale Maria Conte il rapporto ritrovato con la fede. La conduttrice 41enne ricorda di avere avuto sempre un rapporto molto stretto con Dio e aggiunge che avrebbe finito con il metterlo in discussione solo anni prima dell'evento traumatico della sua vita, quello vissuto all'interno della setta che ha deviato il corso della sua esistenza. Rivela quindi di avere ricevuto due grazie dalla Madonna, eventi che l'avrebbero poi portata a ritrovare lo slancio di quando era solo una bambina. Il rapporto con la fede cominciato da bambina a iniziarla il rapporto con la Madonna sarebbe stato il padre, il mio. Papà era molto credente e, da piccola, mi portava ogni domenica a messa a Ostermundigen, nei pressi di Berna. In quella chiesa c'era una piccola Madonna e papà le rendeva sempre omaggio affettuosamente, trasferendomi in pieno questo slancio. Mi raccontò che, quando aveva 9 anni, aveva già capito che non voleva proseguire l'attività dei suoi imprenditori nel settore alberghiero, come invece suo padre avrebbe desiderato, per dedicarsi interamente all'arte. Ebbene, nonostante fosse un bambino, per fare capire la sua scelta ai genitori, fece il suo primo dipinto, una Madonna meravigliosa sul lenzuolo del loro letto. Aveva quindi, fin da piccolo, un legame con la Madre Celeste. È stato papà a insegnarmi a vederla così, come una mamma che ci ascolta, che ascolta tutti. Il modello di maternità di Michelle Michele ricorda di essersi allontanata dalla fede quando era un adolescente. Durante l'adolescenza avevo perso questo trasporto, avevo perso la fede, avevo perso Dio. Ho fatto degli sbagli e, da adulta, mi è successo quello che ho raccontato nel mio libro. Ma l'attaccamento alla Madonna è tornato fortissimo quando sono diventata madre di Aurora, del 1996, allora ricominciai a guardarla come una madre da cui farmi guidare. E proprio l'amore per mia figlia, oltre che un sogno particolare, in cui mio padre mi chiedeva di svegliarmi, mi hanno dato la forza di fuggire da quella setta. Oggi la Madonna è il mio riferimento, il mio modello anche come immagine di femminilità e maternità. Michelle ricorda quindi le due grazie che ritiene di avere ricevuto dalla Vergine Maria. La prima riprova l'avrebbe ottenuta all'epoca in cui era incinta della secondogenita Sole. La conduttrice ricorda di avere concepito la piccola dopo una visita alla cattedrale di Santa Maria Nuova a Monreale, dove si era recata proprio per chiedere l'intercessione della Madonna. Avrebbe ottenuto nuovamente aiuto nel 2017 in concomitanza alle minacce alla figlia Aurora. All'epoca le fu chiesto di pagare. L'avevano ricattata minacciando di sfregiare con l'acido la primogenita.